Amici di Storia Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. C'è stato un grande riscontro sul canale per il video dedicato alle peggiori squadre nella storia del campionato di Serie A. In molti ci avete suggerito di inserire anche le performance di altre formazioni che, pur non arrivando nella top 10 assoluta per peggiore media punti, hanno segnato la storia del campionato con prestazioni assolutamente da dimenticare. È l'ora di cimentarci nel secondo capitolo di Le peggiori in Serie A, le squadre con la media punti più bassa nella storia del campionato, posizioni dalla 11 alla 20. Casale 1933-34, Udinese 1961-62, Lecco 1966-67 e Pescara 1992-93. 17 punti in 34 partite, media 0,50. Nei tornei a 18 squadre sono state 4 le formazioni andate avanti alla media di mezzo punto a partita. Il Casale, campione d'Italia nel 1914, lasciò definitivamente la Serie A nel 1934, mentre l'Udinese, dopo i fasti degli anni 50, chiuse ultima e iniziò un lungo periodo di crisi, terminato 17 anni dopo con il ritorno nella massima serie del 1979. Ultima apparizione in Serie A anche per il Lecco, altro esponente della ricca provincia lombarda che aveva messo in luce altre realtà come la Propatria e il Mantova. Infine, l'ultimo Pescara di Giovanni Galeone. In una stagione contraddistinta dallo straordinario 4-5 contro il Milan, uno dei match più spettacolari della Serie A negli anni 90, e del clamoroso 5-1 inflitto alla Juventus di Trapattoni, gli abruzzesi raccolsero però pochissimi punti, chiudendo mestamente ultimi in contrapposizione a quelle esaltanti vittorie. Provercelli 1934-35, Fiorentina 1937-38, Verona 1978-79, Cremonese e Lazio 1984-85. 15 punti in 30 partite, media 0,50. Un folto gruppo di squadre con una media di mezzo punto a partita nei tornei a 16 formazioni. Nel campionato 1984-85 chiusero appaiate all'ultimo posto la Cremonese, che aveva salutato la Serie A 54 anni prima nel 1930 e pagò l'inesperienza, e la scombiccherata Lazio di Juan Carlos Lorenzo, che a fronte di una squadra che pure presentava valori tecnici discreti, naufragò anche a causa dei metodi dell'allenatore argentino, che imponeva di rincorrere galline in allenamento e inventava diete affamanti e punizioni draconiane per i calciatori. Si chiude l'era Garonzi a Verona nel 1979 con il vulcanico presidente, che lascia con una messa a retrocessione una squalifica nella gara di Napoli del 21 gennaio 1979, insultando pesantemente l'arbitro Menicucci. Deferito alla corte disciplinare, presenta le dimissioni da presidente e viene punito dal giudice sportivo con una squalifica complessiva di 3 anni. Negli anni 30 sono due le squadre che chiudono con 15 punti nel campionato a 16 squadre. La Provercelli lascia definitivamente la Serie A nel 1935 dopo i 7 scudetti negli anni dei pionieri. Disastroso il rendimento dei Viola, virtualmente retrocessi dopo 20 giornate a una media di 2 gol incassati a partita. L'anno successivo però la Fiorentina tornerà in A per rimanerci ininterrottamente per 54 anni fino al 1993. Pescara 2016-2017 e Triestina 1946-47, 18 punti in 38 partite, media 0,47. Pur avendo iniziato il campionato in maniera interessante, anche grazie a una vittoria ottenuta a tavolino contro il Sassuolo, il Pescara è crollato rapidamente, cogliendo le sue prime vittorie sul campo contro Genoa e Chievo,
solo dopo l'avvicendamento in panchina tra Massimo Oddo e Zdenek Zeman. A fine campionato ben 26 sconfitte su 38 partite e 81 gol subiti rendono l'idea di una stagione segnata da un mercato impazzito che fece registrare per gli abruzzesi 50 operazioni ufficiali in entrata e 37 in uscita. Per gli alabardati fu un caso molto particolare, netto l'ultimo posto nel primo vero campionato strutturato del dopoguerra, di nuovo a girone unico. Solo 7 punti nel girone di ritorno, ma la Triestina sarà ripescata, ufficialmente per motivi patriottici. Troppo importante avere gli alabardati in Serie A in un momento in cui la città di Trieste rischiava di uscire dal controllo italiano. La squadra si ristrutturerà al punto da cogliere già nella stagione successiva uno storico secondo posto alle spalle del grande Torino. Cremonese 1929-30, 16 punti in 34 partite, media 0,47. Nel primo campionato di Serie A, girone unico nella storia del calcio italiano, al duello per la vetta tra Inter e Genoa fa da contraltare la malinconica retrocessione della Cremonese, con i grigiorossi che non ressero l'urto dopo essersi guadagnati un posto nell'elite del calcio italiano. Inizialmente allenata dall'ungherese Béla Ludwig, alla fine del girone d'andata la squadra passò sotto la guida di Secondo Talamazzini, ma a 7 punti nel girone d'andata ne seguirono solo 9 in quello di ritorno, con l'ultimo posto finale in classifica per distacco. Cesena 1976-77, 14 punti in 30 partite, media 0,46. I romagnoli erano reduci dalla loro migliore stagione nella storia, la qualificazione in Coppa UEFA, che portò allo storico scontro con il Magdeburgo di Jürgen Sparwasser. La squadra però non riuscì a mantenere i livelli della passata annata e, come spesso accade dopo gli exploit di squadre di provincia, seguì un calo che portò il Cesena a vivere una stagione da incubo, con 8 punti nel girone d'andata e solo 6 in quello di ritorno, e ben 3 cambi in panchina nelle prime 10 giornate. Da Corsini a Tom Rosati fino all'affidamento definitivo, al duo composto da Paolo Ferrario e Aldo Neri, che non poté far altro che accompagnare la squadra all'ultimo posto. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!